riflettevo su quando qualche portata va, diceva, che me frega me dell'altro. No, lo dice provocatoriamente, esatto. No? Proprio per sollecitare una problematizzazione, per questo che voglio dire. Io ho cercato di darmi una risposta, ricollegandomi anche alla somiglianza, e che l'altro mi somiglia. Se io mi misuro, mi confronto, mi relaziono con l'altro, posso... Sì, posso aggiungere. Certo. Somiglianza ha questo aspetto qui, non c'è dubbio. E indubbiamente se noi riconosciamo che gli altri ci somigliano, e come dire, la convivenza fa già un passo avanti. Gli altri non sono del tutto altri, ma ci somigliano un po'. Quando ho tirato fuori questo concetto di Simon Harrison, cioè questo antropologo inglese che ha studiato in Melanesia, cioè politica delle somiglianze, e c'è un aspetto appunto dinamico che va preso in considerazione, cioè produrre somiglianze, cioè non semplicemente constatare, ma produrre somiglianze. Avendo scritto questo libro sulle somiglianze, io ho voluto mettere in evidenza che cosa? Che somiglianza è parola poco nobile, è parola di una ovvietà, di una... No? Però è parola estremamente preziosa e fertile, perché somiglianza, pensarci bene, vuol dire condivisione. Se noi ci somigliamo vuol dire che condividiamo qualcosa, condividiamo degli aspetti. Poi, se noi abbiamo un rapporto, può essere anche un rapporto di tensione, può essere anche un rapporto conflittuale, la fertilità del conflitto, questa è una cosa... No? Già Eraclito diceva queste cose, ecco. Allora, l'interazione, la relazione reciproca, eccetera, eccetera, può polarizzare e produrre anche delle somiglianze. Quindi la somiglianza è qualcosa di dinamico, insomma, non è qualcosa di statico. Io prendo questi, no? Si somigliano, punto. Sì, certo, è già qualcosa. Allora, somiglianza vuol dire condivisione. Quindi politica delle somiglianze vuol dire una politica della convivenza. Ribadisco ancora una volta, non è che detto e trovata questa formula, adesso ci abbracciamo tutti e abbiamo trovato di noi. In fondo, tutto quanto è la mia storia di uno che ha cominciato nel 96 scrivendo contro l'identità. In fondo è questo che sto dicendo da allora adesso. Meglio vedere le cose in una prospettiva non di identità, perché identità vuol sempre dire identità alterità, cioè è contrappositivo, ma in una ottica appunto di somiglianza. Poi decidiamo quanto vogliamo somigliarci, quanto ci convenga invece mantenere certe differenze. Cioè l'importante è che le differenze diventino delle risorse. Cioè se vogliamo convivere, ci sono degli esempi dell'Africa precoloniale, l'esempio classico è quello studiato da Siegfried Nadel, lui era un austriaco, poi diventato allievo di Malinowski, è andato a studiare in Nigeria. Ecco, lui a Kutigi, siamo nella Nigeria settentrionale, aveva studiato una situazione che lui ha chiamato esattamente di simbiosi, proprio usando il termine dei biologi, siamo negli anni 30, se ricordo bene, lui usava esattamente il termine di simbiosi. Quattro comunità diverse, lingue diverse, storie diverse, origini diverse, una sola comunità era autoctona, le altre venivano da fuori, eccetera. Economie diverse, falle andare d'accordo. Bene, si sono messi lì e per secoli non hanno fatto un'unica società, avrebbero potuto decidere di fondersi. No, hanno scelto un'altra soluzione. Voi siete più commercianti, gli altri sono più artigiani, lavorano il ferro, il cuoio, eccetera, eccetera. Noi siamo contadini, gli altri sono allevatori. Quando ci sono economie diverse, specialmente pensate allevatori e contadini, le tensioni sono all'ordine del giorno, perché il modo di usare la terra è radicalmente diverso. Quindi ci vogliamo mettere d'accordo? Vogliamo stare insieme? E ci sono riusciti.
Com'è che ci sono riusciti? Ci sono riusciti mantenendo le differenze, la convivenza, sono riusciti a realizzarla a tre livelli. Livello economico, scambio di beni e di servizi. E poi coltivatori e allevatori cerchiamo di fare in modo che, e questa è una formula che troviamo anche in altri contesti di vicino, molto interessante vedere come coltivatori e allevatori cercano qualcosa, devi sacrificare, ecco, non hai tutta la terra a tua disposizione. È un conflitto atavico, bellino. Poi, a livello matrimoniale, questi quattro gruppi, ecco, si sono messi attorno a un tavolo, sotto il baobab, probabilmente, secoli fa, e hanno detto, facciamo una cosa. Quando uno si vuole sposare, si va a cercare il coniuge fuori dal suo gruppo. Regola esogamia. Ti sposi con un il coniuge deve essere di un altro gruppo. Problema. E i bambini? Altra regola. Regola patrilineare. Avrebbero potuto mettere una regola matrilineare, funzionava lo stesso bene. È vero che lì attorno ci sono società matrilineari. Matrilineare, va bene. I bambini che nascono da me, maschio, e dalla mia moglie, eccetera, appartengono al mio gruppo, in modo che i bambini vengano distribuiti e i gruppi si riproducono grazie all'intervento degli altri gruppi, all'intervento riproduttivo degli altri gruppi. Terzo livello, religione. Fra l'altro uno di questi gruppi era islamizzato, quindi come dire, ciò nonostante faceva parte di questo giro di scambi. Poi, sul piano religioso, significava questo, che ognuno ha delle sue competenze rituali e loro sono specialisti dei rituali della pioggia. Bene, se non piove, dai, forza, voi fate piovere per tutti. Allora ci si credeva. E fai finta magari, ma ti conviene. E guarda, sono piaceni, cane sun e vesso, ricordatevi questo. Come dicono in Nigeria. esattamente, ma sapeste quante volte tra i banande io ho toccato con mano questo modo di furbesco di affrontare questioni teologiche, dai, su. Quando io gli chiedevo, ma descrivimi un po' Nyamuang, e loro che mi dicevano, tu il tuo Dio l'hai mai incontrato per strada? Come fate? Allora, un altro gruppo è specializzato nei rituali di iniziazione. Bene, il rituale di iniziazione ne lavora per tutti gli altri. Scambi sul piano rituale. Allora, voglio dire che l'importante è vedere che cosa si sacrifica, mi sembra essere una cosa. Questa cosa ha funzionato per secoli. E invece altri tipi di somiglianza che possono essere problematici, per esempio la divisa, che anche lì oggi viene molto vista in modo negativo. La divisa? La divisa, la cosa che mi è venuta in mente. Per farle capire bene, è fondamentale, questa cosa qui, l'uniforme, eccetera. Sembra che Margaret Mead, un'antropologa importante, americana, lei ha studiato in alcune isole, mari del sud, eccetera. A un certo momento negli anni 40, anni 50, lei fa ritorno, sarà l'isola di Samoa, mettiamo che sia Samoa, no? Sì, Samoa. E lei arriva con copie del suo libro sul Samoa. Gli indigeni sono rimasti sbalorditi. Ecco appunto perché. Perché parlavano di loro? No. Riproducibilità tecnica. Bravo. Cioè, quello è esatto. Ah. Esatto, per la prima volta loro vedevano un oggetto uguale. Ragionateci bene, in natura questo non c'era mai. Sconvolgente. In natura tu trovi le somiglianze. Questo pero somiglia a quest'altro, questa foglia somiglia a quest'altra, ma non sono mai uguali, identiche. Allora, se noi pensiamo che è da poco che nella nostra società, con l'industrializzazione, eccetera, eccetera,
abbiamo appunto la produzione di oggetti. Di oggetti tutti uguali. Sì, sì, la tipografia è stata la matrice. La matrice, ecco. Della riproduzione. Sapete chi? Forse Mumford, Lewis Mumford, che ha scritto un libro meraviglioso, anni 30, se ricordo bene, Tecnica e Cultura. E Mumford metteva in evidenza come queste cose qui nascono per i conventi, vestiti uguali, che fanno esattamente le stesse cose, reciti la stessa preghiera, mangi lo stesso cibo, eccetera. Poi di qui passi agli eserciti. Nel Settecento sembrerebbe che si impone l'esercito con le uniformi. Solo nel Settecento? Ho l'impressione di sì. Comunque è una cosa da società moderna. Società moderna. Tutto ciò precede, come vedete, la fabbrica, no? Gli operai, i prodotti industriali, eccetera. I quartieri abitativi, case. Le case, i casermoni, no? Però l'uniforme crea gruppo. Crea uno squallore incredibile, non crea gruppo, no? Anzi, atomizzazione. E atomizzazione, questo. Crea la sommatoria dell'individuo. E fino ad arrivare a questa riproduzione 3D. In tutta la produzione c'è una ripetibilità. Appunto. Però renderci conto che è una cosa molto recente e che ti fa ragionare in un certo qual modo. Ecco perché le somiglianze. Certo. Le somiglianze cadono ad un livello di imperfezione. Come domanda finale, dico, che ulteriore domanda potremmo farsi per proseguire la ricerca? Credo che la domanda fondamentale sia questa. Questa è una mia opzione personale. Cioè, quali prezzi vogliamo pagare? Vogliamo sopravvivere? Vogliamo sopravvivere un certo tipo di società? Un certo tipo di benessere, eccetera, eccetera, convivenza e compagnia. Quali prezzi siamo disposti a pagare, quali prezzi vogliamo far pagare. Per esempio, penso che siamo una strana società, tra le varie stranezze è quella di pensare poco alle nuove generazioni. Cioè, siamo una società veramente balorda. Noi ci infischiamo delle nuove generazioni. L'individualismo forse ha anche questa componente qua.